Ciao, sono Italo Pentimalli, ricercatore e autore del libro bestseller Il potere del cervello quantico. E intanto voglio farti i miei complimenti per il tuo interesse su come la tua mente ha il potere di influenzare la realtà, di influenzare gli eventi e le persone intorno a te. Ho preparato questo breve tutorial per te. Un tutorial nel quale voglio dimostrarti sulla tua pelle quanto anche adesso, anche in questo preciso momento, la mente, i tuoi sensi abbiano il potere di distorcere la tua realtà. Sul serio dico, intendo, hai il potere di farti vedere una cosa al posto di un'altra. Impossibile? Vedrai, non crederai ai tuoi occhi. Prima di iniziare la dimostrazione, però, ti dico giusto un paio di cose su di me. Mi sembra giusto presentarmi, chi sono io e perché ti parlo di questi argomenti. Beh, sono oltre 20 anni che studio questi argomenti, oggi ne ho più di 40, ma mi appassionano da oltre 2 decenni. Prima come autodidatta, e poi come professionista, sono sempre stato affascinato da come la mente abbia il potere di influenzare la realtà. E puoi immaginare che anche solo dopo 20 anni che uno studia una materia, alla fine qualcosa, inizia a capirci. E in effetti è stato così per me, da quando ho iniziato ad applicare sulla mia vita i concetti che stai per scoprire anche tu nel prossimo video, beh, la mia vita è cambiata radicalmente. Oggi sono autore di bestseller, tanto che il mio libro, Il potere del cervello quantico, ha infranto diversi record nell'ambito dell'editoria e di questo settore. Non solo ha venduto più di 40.000 copie nel primo anno, che è molto, è veramente molto per questo tipo di libro, ma soprattutto ha totalizzato il record assoluto di vendite nel primo giorno di uscita nella più importante libreria online del settore, battendo mostri sacri come The Secret, come tutti gli autori internazionali, gente come Braden, Deepak Chopra, Anthony Robbins, Hacker, Zeland e molti, molti, molti altri. Pensa che proprio in virtù del successo di questo libro sono stato anche invitato davanti a centinaia di ragazzi per parlare dell'argomento, programmi subliminali, cervello quantico, nella prestigiosa Università USVE di Verona e Mestre, proprio come esperto di mente, di cervello e di messaggi subliminali. Ma oggi, non solo sono un autore esperto di dinamiche mentali, sono anche un imprenditore, fondatore di un'azienda che oggi fattura oltre 2 milioni di euro l'anno. Dunque oggi vivo la vita che ho scelto, ma credimi, non è stato sempre così. Anzi, in passato è stata totalmente un'altra storia fino a relativamente pochi anni fa. Vivevo prima una vita che non era la mia, non soddisfacente, vivevo una vita che non faceva per me. Facevo parte delle forze armate, ero un sottufficiale dell'aeronautica militare, lavoro per il quale ho grande rispetto, ma che era lontanissimo da me, visto che tra le altre cose sono anche un sostenitore della pace e della non violenza. Dunque, com'è cambiato tutto? Beh, è cambiato sicuramente con molto lavoro, con molto impegno, ma soprattutto grazie a un uso focalizzato del potere della mente. Un uso focalizzato che ha attirato, passami il termine, nella mia vita tutta una serie di coincidenze favorevoli, di incontri importanti, di libri, di conoscenze. Insomma, è stato in grado di cambiare la mia vita per sempre. Sì, perché ad un certo punto mi sono reso conto che la mia mente mi limitava di continuo, dicendomi cose come che non ero all'altezza, che questo non si poteva fare, dandomi emozioni come la paura o addirittura il terrore quando cercavo di fare qualcosa di diverso. Ad esempio, beh, ogni volta che si avvicinava a me qualcuno per presentarmi un'opportunità imprenditoriale, e provavo diffidenza, provavo paura, il contrario di tutto quello che prova un imprenditore di successo, e che invece prova una sana, scettica curiosità. Oppure, quando avevo un sogno, quello di scrivere un libro, per parlare delle mie ricerche, la mia mente, anziché stimolarmi, mi diceva: ma chi sei tu per scrivere un libro? E chi vuoi che te lo pubblichi? E tutte cose del genere. Oppure ancora quando tentavo di installare una nuova abitudine sana nella mia vita, come ad esempio muovermi di più, la mia mente mi levava contro, dalla parte opposta, facendomi venire voglia di fare tutt'altro piuttosto che allenarmi. Beh, forse cose simili accadono anche a te o sono accadute anche a te. Beh, in questo caso devi sapere che quella voce che ti tiene con i piedi per terra non è la verità assoluta. Non è la verità assoluta, è solo frutto di un programma mentale. Ti avevo promesso un piccolo esperimento per farti capire sulla tua pelle come le percezioni e come la tua mente possano distorcere
la realtà in modo così forte, anzi fortissimo. Beh, sono uno che mantiene le promesse, dunque eccomi qui. Tu sei pronto? Sei pronta? Bene. Questa immagine che vedi ora è la base del nostro esperimento di percezione. Strano ma vero. Ora guarda con attenzione i colori dei cerchi. Stai tranquillo, stai tranquilla, non ti ipnotizzo, guarda anche con serenità. È solo un giochino in realtà, ma è un giochino molto significativo. Ecco, vedi i colori nei cerchi che sono tutti viola? Bene, adesso inizierò a farli girare. Tu continua a guardarli, vedrai che sono ancora viola, come è giusto che sia. Eccoli che girano. Sono sempre viola i cerchi, vero? Bene. Adesso guarda il centro del cerchio. Concentrati sulla parte centrale. E cosa sta accadendo ai cerchi? Rimani con gli occhi sulla parte centrale, mi raccomando, ma sposta in qualche modo l'attenzione sui cerchi intorno. Noti che hanno cambiato colore. Sembrano verdi ora, vero? Anzi, solo uno alla volta sembra verde. Hai visto? Sì, ma attenzione, non ho cambiato il video, non ho cambiato il colore dei cerchi. Scegli tu, ovviamente, il momento in cui rimettere gli occhi, la tua attenzione sui cerchi. Io continuo a farlo girare. Vedrai che sono sempre stati viola e poi in qualche modo diventano verdi. Hai visto? Sei convinto? Sei convinta? Sì, i cerchi sono viola, sono sempre stati viola, ma la tua mente, per una serie di motivi tecnici che ora non ho il tempo di spiegarti, li ha visti verdi. Attenzione, intendiamoci, questo è solo un giochino, un'illusione ottica, un'illusione cerebrale, come piace definirla a me. Niente di serio, apparentemente. Ma se ti dicessi che invece nella tua mente succede ben più di questo quando parliamo di altri concetti? Ad esempio, se ti dicessi che le emozioni che hai, le emozioni che sono legate a concetti molto più importanti nella tua vita come fortuna, denaro, attrazione fisica, beh, spesso non sono veramente tuoi, ma sono frutto di qualcuno che ti ha installato delle idee. È un po' come la storia dell'elefante, non so se l'hai mai sentita. Si narra che in India usino addestrare gli elefanti all'obbedienza in modo molto particolare. In pratica fanno così, legano l'elefante cucciolo ad un palo conficcato nel terreno, il piccolo elefantino fa di tutto per liberarsi dal palo, strattona con tutte le sue forze, ma non riesce a vincere la forza, la resistenza di quel palo. Passano i mesi, l'elefante dopo un po' smette di tentare, ma qualche anno dopo è cambiato qualcosa. L'elefante ormai è triplicato in grandezza e triplicato in forza. Basterebbe niente per distruggere il palo che lo tiene legato e riconquistare la sua libertà. Ma l'elefante non ci prova più. Quando pensa a liberarsi, la sua voce interiore dice no, non è possibile, tanto vale risparmiare fatica. E quindi che cosa fanno? Non legano più l'elefante, basta mettergli una corda e lui non si muoverà. Allora rifletti. A te succede mai? Quante volte pensi che è troppo rischioso? Quante volte pensi o hai pensato di magari non essere proprio all'altezza? Quante volte pensi o hai pensato non ce la posso fare, meglio non tentare, meglio essere prudenti, e se poi perdo tutto? Beh, tutto questo spesso è solo frutto di un programma mentale che hai imparato e che oggi non metti più in discussione. Ciao, sono Italo Pentimalli, ricercatore e autore del libro bestseller Il potere del cervello quantico. E intanto voglio farti i miei complimenti per il tuo interesse su come la tua mente ha il potere di influenzare la realtà, di influenzare gli eventi e le persone intorno a te. Ho preparato questo breve tutorial per te. Un tutorial nel quale voglio dimostrarti sulla tua pelle quanto anche adesso, anche in questo preciso momento, la mente, i tuoi sensi abbiano il potere di distorcere la tua realtà. Sul serio dico, hai il potere di farti vedere una cosa al posto di un'altra. Impossibile? Vedrai, non crederai ai tuoi occhi.
Prima di iniziare la dimostrazione però ti dico giusto un paio di cose su di me, mi sembra giusto presentarmi, chi sono io e perché ti parlo di questi argomenti. Beh, sono oltre 20 anni che studio questi argomenti, oggi ne ho più di 40 ma mi appassionano da oltre due decenni. Prima come autodidatta e poi come professionista sono sempre stato affascinato da come la mente abbia il potere di influenzare la realtà. E puoi immaginare che anche solo dopo 20 anni che uno studia una materia, alla fine qualcosa del nostro esperimento di percezione. Strano ma vero. Ora guarda con attenzione i colori dei cerchi. Stai tranquillo, stai tranquilla, non ti ipnotizzo, guarda anche con serenità. È solo un giochino in realtà, ma è un giochino molto significativo. Ecco, vedi i colori nei cerchi che sono tutti viola? Bene, adesso inizierò a farli girare. Tu continua a guardarli, vedrai che sono ancora viola, come è giusto che sia. Eccoli che girano. Sono sempre viola i cerchi, vero? Bene. Adesso guarda il centro del cerchio. Concentrati sulla parte centrale. E cosa sta accadendo ai cerchi? Rimani con gli occhi sulla parte centrale, mi raccomando, ma sposta in qualche modo l'attenzione sui cerchi intorno. Noti che hanno cambiato colore. Sembrano verdi ora, vero? Anzi, solo uno alla volta sembra verde. Hai visto? Sì, ma attenzione, non ho cambiato il video, non ho cambiato il colore dei cerchi. Scegli tu, ovviamente, il momento in cui rimettere gli occhi, la tua attenzione sui cerchi. Io continuo a farlo girare. Vedrai che sono sempre stati viola e poi in qualche modo diventano verdi. Hai visto? Sei convinto? Sei convinta? Sì, i cerchi sono viola, sono sempre stati viola. Oggi vivo la vita che ho scelto, ma credimi, non è stato sempre così. Anzi, in passato è stata totalmente un'altra storia fino a relativamente pochi anni fa. Vivevo prima una vita che non era la mia, non soddisfacente, vivevo una vita che non faceva per me. E facevo parte delle forze armate, ero un sottufficiale dell'aeronautica militare, lavoro per il quale ho grande rispetto, ma che era lontanissimo da me, visto che tra le altre cose sono anche un sostenitore della pace e della non violenza. Dunque, come è cambiato tutto? Beh, è cambiato sicuramente con molto lavoro, con molto impegno, ma soprattutto grazie a un uso focalizzato del potere della mente. Un uso focalizzato che ha attirato, passami il termine, nella mia vita tutta una serie di coincidenze favorevoli, di incontri importanti, di libri, di conoscenze. Insomma, è stato in grado di cambiare la mia vita, per sempre. Sì, perché ad un certo punto mi sono reso conto che la mia mente mi limitava di continuo, dicendomi cose come che non ero all'altezza, che questo non si poteva fare, dandomi emozioni come la paura o addirittura il terrore quando cercavo di fare qualcosa di diverso. Ad esempio, ogni volta che si avvicinava inizia a capirci. In effetti è stato così per me da quando ho iniziato ad applicare sulla mia vita i concetti che stai per scoprire anche tu nel prossimo video. La mia vita è cambiata radicalmente. Oggi sono autore di bestseller, tanto che il mio libro Il potere del cervello quantico ha infranto diversi record nell'ambito dell'editoria e di questo settore. Non solo ha venduto più di 40.000 copie nel primo anno, che è molto, è veramente molto per questo tipo di libro, ma soprattutto ha totalizzato il record assoluto di vendite nel primo giorno di uscita nella più importante libreria online del settore, battendo mostri sacri come The Secret, come tutti gli autori internazionali, gente come Braden, Deepak Chopra, Anthony Robbins, Hacker, Zeland e molti 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 altri. Pensa che proprio in virtù del successo di questo libro sono stato anche invitato davanti a centinaia di ragazzi per parlare dell'argomento, programmi subliminali, cervello quantico, nella prestigiosa Università USVE di Verona e Mestre, proprio come esperto di mente, di cervello, di messaggi subliminali. Ma oggi non solo sono un autore esperto di dinamiche mentali, sono anche un imprenditore, fondatore di un'azienda che oggi fattura oltre 2 milioni di euro l'anno. Dunque a me qualcuno per presentarmi un'opportunità imprenditoriale provavo diffidenza, provavo paura, il contrario di tutto quello che prova un imprenditore di successo e che invece prova una sana, scettica curiosità. Oppure quando avevo un sogno, quello di scrivere un libro per parlare delle mie ricerche, la mia mente anziché stimolarmi mi diceva ma chi sei tu per scrivere un libro e chi vuoi che te lo pubblichi e tutte cose del genere.
Oppure ancora quando tentavo di installare una nuova abitudine sana nella mia vita, come ad esempio muovermi di più, la mia mente mi rivava contro, dalla parte opposta, facendomi venire voglia di fare tutt'altro piuttosto che allenarmi. Forse cose simili accadono anche a te o sono accadute anche a te. In questo caso devi sapere che quella voce che ti tiene con i piedi per terra non è la verità assoluta. Non è la verità assoluta, è solo frutto di un programma mentale. Ti avevo promesso un piccolo esperimento per farti capire sulla tua pelle come le percezioni e come la tua mente possano distorcere la realtà in modo così forte, anzi fortissimo. Sono uno che mantiene le promesse, dunque eccomi qui. Tu sei pronto? Sei pronta? Bene. Questa immagine che vedi ora è la base